Su, posso... Sì, voi. Quindi poi lo rimetto a posto. Bene. Problema. Un contadino si reca al mercato per vendere 3 sacchi di farina da chilogrammi 72 e 6 dozzine di uova. Durante l'operazione di scarico, uno dei sacchi, cadendo sulle uova, ne rompe la metà. Se la farina costa lire 15 al chilogrammo e le uova lire 5 l'uno, e di tutta la merce ne è stata venduta la metà, quanti soldi ha portato a casa il contadino? Tenendo conto che dalla tasca bucata ha perduto lire 35. Ah, miseria, ma si contadino su cose di pazzo. C'era pure quando vi ascolto. I contadini non si sono mai trovati che. Come si, mai? Sono passati tanti anni, ancora si hanno imparato. Cioè, sacco di farina, una parte, uova, una parte. No, mia, non so, l'uovo sotto sacra. Una fissazione con contadino. Caro sacra farina, perché poi strada là su. Uno mezzo uomo a strada è tutto. A caro sacra farina, non fa le uova. E rompo la. Oh, la metà. È colpa loro, cioè, secondo me è colpa loro se l'agricoltura è giusto pure sotto in gola, che nessuno più proprio può faticare a terra perché non si trova giustamente, poi vanno a casa, è logico. Quando hai guadagnato la moglie stasera, non lo so, che cioè, scoraggiano proprio le mogli, no? Cioè, le mogli hanno spinto i contadini a lasciare agli nella città, giustamente, perché quando non sa c'è una cosa là, teneva, ho perso i soldi, la moglie sa che dice. Dice, ma va a fare l'operaia, almeno la fornisce i cartelloni, i soldi li danno rinda a busti e porta a casa. Se così i problemi saranno sempre sui contadini, se loro continuano, quando ha guadagnato sarà sempre un problema. Ma, che quando uovo si sono rotto sotto a sacco di farina, la tasca, un buco come era grande.